Tante promesse, come sempre all'inizio del campionato, tu fai parte di chi c'era già e di chi ha subito l'onta della retrocessione. Come si riparte? Ma secondo me si riparte con il lavoro, bisogna lavorare tanto e soprattutto con umiltà. L'umiltà è troppo importante perché è quella che poi ti permette di poter fare qualcosa di unico. Come avevo già detto in ritiro, la cosa importantissima è lavorare forte, dare tutto quanto noi stessi, e secondo me facendo così possiamo toglierci tante soddisfazioni. Quindi io non sono uno di quelli che ama fare promesse, però una cosa che ci tengo a dire è che noi daremo tutti quanti noi stessi. Non tanti ancora i nomi nuovi, le persone nuove che sono arrivate in gruppo, comunque l'amalgama comincia ad esserci. No, ma noi siamo tutti compatti, comunque anche se non si sa ancora bene cosa ne sarà, noi navighiamo tutti sulla stessa linea d'onda, perché poi alla fine siamo tutti responsabili di quello che è successo, quindi bisogna navigare uniti e dare tutto quanto per ritornare a fare qualcosa di importante per la società, che è quello che conta. Il mister? Il mister ci sta dando tantissimo, io lo conosco da ormai 3 anni e lui è davvero un valore aggiunto, ci sta trasmettendo tanto entusiasmo, energia, voglia di fare, ed è quello che conta. La scorsa stagione che cosa vi ha insegnato anche per ripartire in questa? Cioè, un insegnamento da una retrocessione quale può essere? Ma l'insegnamento è quello che bisogna sempre andare forte. Non ci possiamo mai sedere, ma dobbiamo sempre andare forte ogni volta, giorno dopo giorno, perché ogni giornata è importante per poter fare qualcosa di importante. Oggi sul palco hai lasciato anche partire un coro, no? Cambia il tuo ruolo all'interno del gruppo perché sei alla seconda stagione? Sì, io mi sento di appartenere al Sassuolo, per me è importante trasmettere questa passione per questi colori, perché è l'unico modo per poter andare forte poi a raggiungere ogni obiettivo, e l'obiettivo è quello di migliorarci. Hai ricevuto diversi interessamenti alla Serie A, cosa ti ha spinto a rimanere, cosa ti senti di dire magari ai compagni che sono nella tua situazione? Ma io non ho mai pensato alle voci, perché sono solo voci, appunto. Io penso solo a lavorare e ora la mia testa è solo qua, quindi è questo il mio obiettivo, stare qui e dare tutto quanto per i colori nero-verdi. Grazie mille.